mi portano questo oggetto qua. Un televisore? No, non è un televisore. Oddio. La forma gliel'hanno data da televisore, in realtà è un proiettore. È un proiettore con annesso giradischi. Giradischi, giradischi, proiettore. Questo era un omaggio che la Dunlop faceva ai suoi rivenditori ed è un apparecchio della General Electric che serve per proiettare delle strisce di diapositive accompagnate da un parlato sul suo 45 giri. Quindi si metteva il 45 giri qua. Dentro qui abbiamo le slide con le istruzioni. E queste sono le diapositive. L'apparecchio è interessante, mi viene dato dicendo che non va la lampada e così via. Adesso vediamo un po' com'è. Inserita la spina, accensione. Sembra un po' ballerino, però dopo vedremo tutte queste cose qua. Solid state, l'amplificatore è stato solido. Quindi se viene scritto è più vecchio degli anni 80, perché la differenza tra solido e valvolare veniva scritta negli anni 70. Un minimo di 50 Hz sotto, ma minimo minimo, proviamo a vedere se va il giradischi. Giradischi funziona, gira, ma quello che sentiamo, è solo esclusivamente la puntina, quindi l'amplificazione non va. Per quello che riguarda invece la luce, adesso spengo un po' di luci qua. Io vedo che qui abbiamo una lampada che si accende. E il monitor presenta comunque una certa luce, mal diffusa, molto gialla, molto 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 gialla. Schiariamo un pochettino. Adesso proviamo a inserire la slide. Ecco il cartone che è entrato ed ecco la prima diapositiva. Questa è anche la messa a fuoco. E adesso proviamo a farla. Vediamo cosa viene fuori perché si vede proprio poco, eh. Questa è la slide, ecco, questo sarebbe il fuoco, lo scimmiotto color di rosa, lo scimmiotto color di rosa, effettivamente c'è su una scimmia color rosa. Ok, vedete che sta passando su, ogni tanto si alza da solo questo, quindi molto probabilmente è anche automatico il cambio della slide. Vabbè, non va l'amplificatore, la luce è tenue. Quindi adesso lo apriremo, ovviamente poi alla fine verrà pulito, lo apriremo e tenteremo di vedere un po' quali sono le sue caratteristiche, perché non va l'amplificatore e tutte queste robe qua. Questo è interessante, fra poco vedrete che si alza ancora. Vedete? Si alza da solo, andiamo a vedere com'è che funziona. Allora vediamo come smontare sto coso. C'è una vite qua sopra. Questa è quella della lampada di certo, quindi possiamo incominciare ad attirare via questa, preparare la scatola per mettere le viti. È stato tolto il coperchietto della lampadina. Questa è la lampadina, è stata montata una lampadina da macchina. Ci sono i suoi condensatori, questo è il sistema che fa avanzare la slide in salita, quindi si infila giù del tutto, poi viene su a poco ed è collegata all'interno, non si vede ma lo vediamo poi dopo, ai giri della
del piatto, quindi c'è tutto il sistema di rimando e poi fa andare questa camma che solleva la slide. Adesso ho tolto il piatto, convinto di trovare una vite qua sotto per smontare il coperchio. Guardate cosa c'è dentro. Ecco, finalmente l'ho aperto, si apriva dalla parte del monitor, dello vetro palino. Monitor è un parolone. Già avuto 1000 interventi questo oggetto. Questo è l'amplificatore, adesso vediamo perché non va, adesso non oggi, adesso pianto lì. Il suo interno abbiamo uno specchio molto sporco che puliremo e abbiamo un po' di meccaniche semplicissime da lubrificare e sistemare. Lo specchio si può togliere perché è sul cartone incastrato dentro qui, però diciamo che l'angolazione di questo specchio determina poi la proiezione, quindi bisogna assicurarsi che sia messo bene e poi vedremo poi il da farsi. Ecco che abbiamo tolto anche lo specchio, questo è il suo interno, trasformatore d'alimentazione, altoparlante, motore del giradischi al quale è collegata una vite senza fine con cremagliera qua, con ingranaggio, che è quello che fa ruotare, aspetti che cambia la luce, che è quello che fa ruotare il sistema che poi fa avanzare la slide. A un certo punto c'è una camma che prende dentro e tira sulla slide. Tutto da lubrificare. Sotto il motorino è stata montata una ventola che convogliata porta l'aria alla lampadina per raffreddarla. Cavi da tutte le parti allo stato libero, allo stato brano. E qua arriviamo invece con le connessioni al finale. Quindi adesso pulizia molto veloce e inizieremo ad andare a vedere perché non ho audio. E dopodiché l'ultimo problema sarà quello della lampadina. Incominceremo col dare una pulita alla meccanica sotto il piatto con i soliti sgrassanti. Ho staccato ovviamente la corrente, non c'è niente perché qui faremo andare un po' di acqua. Qui possiamo bagnare, sono solo parti meccaniche che poi lubrificheremo e asciugheremo, lubrificheremo ovviamente. Come spesso succede, quando ti portano le cose vecchie da riparare, ti dicono sempre il giradischi funziona benissimo, non va la lampadina. Ecco, qui per esempio la lampadina non era l'originale, faceva poca luce, ma la lampadina andava. Il giradischi invece purtroppo non va. Abbiamo fatto le prove, sentite, l'amplificatore funziona, purtroppo alla testina non arriva niente, non fa niente. Questa dovrebbe essere una piezo elettrica. Non sarà facile trovare una sostituta, eh? Adesso gli darò un'occhiata e poi vediamo cosa si può fare, però tra tutte le magagne che ha, questa è la più antipatica di tutte. Sono andato a cercarla su internet, la puntina, e ovviamente non l'ho trovata. Primo perché questa puntina non ha nessuna sigla, nessun riferimento. In secondo luogo invece, perché è roba vecchia comunque sia, ho guardato tra le immagini puntine piezoelettriche e alla fine ne ho trovata una sul solito Amazon, lasciamo perdere, e comunque a un prezzo abbastanza decente, 28 euro piezoelettrica di diversa fattura di questa qua, ma comunque sia l'adatterò perché è adattabile. Qui c'è una piastrina, non so se si vede, in metallo, sul quale è rivettata la puntina, e io toglierò i rivetti, la testina, toglierò i rivetti e
in un qualche modo monterò quell'altra alla stessa distanza, le stesse questioni, cambierò gli attacchi perché ho già visto che sono un po' diversi, però alla fine, dal momento che l'amplificatore funziona e tutto il resto più o meno funziona, alla fine l'ordinata arriverà e quindi è destinato anche il giradischi a tornare al suo posto. Lo specchio montato su cartone, questa è la protezione che ho smontato, è fatta in cartone. Volevo farvi vedere, questo è lo specchio, il primo specchio che rimanda l'immagine sul secondo grande, quello su cartone. Questo è l'obiettivo, c'è la sua messa a fuoco a vite, ok? Queste invece sono le rotelline per far avanzare la slide, oddio, per fare da controbattuta la rotellina dentata che fa avanzare la slide. Lo stavo montando mentre invece mi accorgo che la plastica dello schermo non è allineata qui e dentro bene, vedete, mentre invece dalla parte di qua è centrato. Questo è l'intervento che avevano fatto per una colata di plastica, un altro ferro perché la sua staffettina non arrivava a bloccare il vetro evidentemente, quindi gli ha fatto sto lavoro qua. Deve essere lo stesso che ha montato la lampadina di macchina degli stop come luce, e anche di là, come vedete, la porcheria, lui dovrebbe essere come questi, lui dovrebbe essere così, mentre invece è così. Sinceramente non ho capito il perché avevano fatto quel lavoro, dal momento che tutte le graffette riescono a raggiungere lo schermo senza fare prolunghe né niente. Ho cambiato le viti, le ho messe a croce per la comodità di utilizzo. Eccolo rimontato, ho rimontato lo specchio, ho rimontato quella protezione lì perché lì c'è l'interruttore, la parte elettronica, l'isolamento, quello, mentre invece il cartone lì è per la luce. Pulito lo specchio, era molto sporco. Quello che vedete è la riflessione del primario sull'obiettivo della proiezione. Adesso monto lo schermo e poi puliamo l'esterno. Si prosegue con le pulizie. Adesso qui abbiamo il cambio dei giri 16-33 normale, 45-78, niente, molto probabilmente questi, ingrandisco un po' questi numeri, vedo che c'è del bianco, proverò a ripitturarli anch'io tanto per perdere tempo, eh. Rifatte le scritte in bianco, bella, eh. La pulizia va avanti, certo che fa proprio schifo, eh? Che poi sembra più pulito in ripresa che dal vivo, eh? Ma è di uno schifo che ne basta la metà, nero, nerento, vediamo un po' di fare l'esposizione giusta, vedete quanto nero c'è su, eh? Ennesimo problema sulla trasmissione del movimento che dovrebbe alzare la slide, specialmente quando è giù del tutto. Lei non funziona e salta l'ingranaggio lì. Rieccolo lì. Lui adesso gira, non perde più colpi. Allora, come ho fatto? Ovviamente perdeva colpi perché l'ingranaggio non entrava a fondo nella vite senza fine. Ho surriscaldato un po' il suo supportino, che è questo qua rosso. L'ho scaldato un po', l'ho spinto in là, quando si è raffreddato ho mantenuto la posizione. Però nonostante tutto, eccolo lì, non si muove. Praticamente la rotella gira a vuoto e non lo tira su. Adesso vado a vedere di diminuire gli attriti che ci sono sul cartone. Il cartone è un po' vecchio, quindi si è anche gonfiato molto probabilmente. Diminuire un po' gli attriti e tentare di aumentare un po' la spinta dell'ingranaggino. Adesso vediamo. Eccolo qua, come vedete lui fra poco prenderà a girare ma non trascinerà.
non ce la fa ancora. Ecco, adesso lo trascina. Quindi in realtà i cartoni sono vecchi, quindi aumenteranno gli attriti di certo. Adesso lui lo trascinerebbe, andrebbe, come state vedendo. Boh, vedremo cosa si può fare qua. Quello che vedete sopra l'obiettivo è una fusione della plastica. Lì una lampadina ha bruciato la plastica, ha deformato quel pezzo lì. Quel pezzo lì non è nient'altro che la guida delle slide, ed è per quello che le diapositive si incastrano e non vanno. Sono entrato con una lima e sono riuscito a grattarlo. L'ho limato, quella borgna di fusione. Sono arrivati finalmente i componenti che avevo ordinato per finire questo proiettore giradischi. Qui dentro dovrò mettere una lampadina, perché la sua originale non c'è. Gli avevano montato provvisoriamente per sostituzione una lampadina da macchina, stop o freni, o forse 5 watt soli, non l'ho guardato, comunque una lampadina che faceva poca luce. Allora, qua dentro adesso invece monteremo un LED. Ovviamente l'alimentazione di prima era in corrente alternata, gli faremo un piccolo raddrizzatore tanto per raddrizzare la tensione. Poi, dopo raddrizzatore metteremo un circuitino per controllare la tensione e quindi anche l'assorbimento, e monteremo questo LED qua, eccolo lì. Vi ricordo che i LED devono restare sempre nel loro range di lavoro. A questo danno 60 gradi massimo di temperatura, 900 mAh di assorbimento, sono 10 watt, ma io lo sottoalimenterò sia per farlo scaldare un po' di meno e sia per garantirgli una certa durata. Ho già fatto delle prove, ci attesteremo intorno ai 10 volt di alimentazione con un assorbimento di 500 mAh, 550 quando scalda. Temperatura senza ventilazione arriva a 45-48 gradi. Vi ricordo anche che questo strumentino comunque ha una sorta di ventilazione, quindi io risolverò in questo modo il problema della luce. Mentre invece è arrivata anche la testina di prima era morta, non dava nessun risultato, non è uguale, è diversa, gli attacchi sono abbastanza simili, dovrò adattarla, e qui l'adatta sarà una cosa abbastanza semplice. Il circuitino che monterò sono i classici cinesini. Questo è un riduttore di tensione, non è un elevatore, e quindi utilizzerò questo. Il tutto sarà messo qua dentro. Facciamo un po' di fuoco, come non lo so ancora, ma ce lo faremo stare. Il LED va qua così e di problemi lui non ne ha, pare che sia al suo posto. Preparato il tutto, camera fissa, luci sempre un po' in una qualche maniera, ma l'importante è venircene fuori. Allora, la prima cosa, attaccherò due fili rossi e neri in modo da avere la polarità sul LED. Eccolo qui, il lavoro è stato fatto, messo il circuitino per controllare la tensione, LED, dissipatore, sotto arriva sull'aria, questa mollettina qua serve per bloccare il LED, e io direi che siamo a posto. Per quello che riguarda l'illuminazione abbiamo fatto un buon lavoro. Alle prese con le testine, l'originale è ancora montata sul suo supporto, quella comprata, loro entrambi, quella comprata e questa qua, entrambi sono piezoelettriche. Ho provato con questo strumento bellissimo qua da 4 soldi, ma incredibilmente bello,
provato a misurare la capacità, perché a sti punti se sono piezoelettrici hanno capacità. Effettivamente quella nuova mi dà 500 picofarad e quella vecchia invece non mi dà picofarad, zero completamente. Adesso, siccome che devo smontarla dal supporto per poter inserire quella nuova, a sti punti proverò anche ad aprirla per curiosità e vedere un po' il dentro che cosa cavolo ha. Insomma, è che si riesce anche a ristabilirla, a ripristinarla. Sinceramente io non l'ho mai provato a fare queste cose e quindi la curiosità ce la vogliamo togliere, certo che ce la toglieremo e poi vedremo poi. Eccola qua smontata. Questa è la placchetta piezoelettrica. Questi sono i contatti che sono staccati dalla placchetta piezoelettrica. Non riuscirò a saldarli. Molto probabilmente il flussante che è stato utilizzato è un flussante che ha corroso poi alla fine i contatti. Adesso proverò a pulire, a vedere se riesco a trovare metallo per fare la saldatura e poi questi due qua devo metterli qua. Vediamo poi cosa succede. Non ce la farò mai. Eccola lì la testina montata, non è la sua originale, però va bene ugualmente, le suona, è stata attaccata, come si può vedere, al supporto precedente, mettendo però uno spessorino con un MDF di 1,5 mm per guadagnare l'altezza giusta. E niente, lei è montata, quindi testina sostituita, testina e puntina sostituiti. Lo scimmiottino non durò fatica a conquistarsi le simpatie del padroncino, ma si ribellò vivacemente quando questi pretese di fargli indossare un'odiosa livrea e soprattutto un paio di scarpe. Eccoci qua con il prodotto finito. Tanti piccoli lavoretti da fare, però lui adesso funziona la puntina, funziona la testina, funziona lo scorrimento della slide automatico. Adesso vediamo che va, prima o poi parte, trichete trachete, eccolo lì e cambia la slide. Tanti interventi precedenti su questo apparecchio fatti in modo un po' spartano, tanti punti dove la plastica è stata rifusa per tenere o parti di meccanica o robe del genere, fusioni dove non dovevano essere fuse che impedivano alla slide di muoversi. Adesso lui è a posto, ci sono 10 storie. L'apparecchio è dei 1960 certamente, quindi vecchiotto, è interessante. Una voce odiosa che ne basta la metà. Alla fine della fiera abbiamo risolto tutti i problemi. È un oggetto interessante da collezione, mi piacerebbe vedere che faccia farebbe un bambino, non so, di 12 anni, di quelli magari milanesi che vivono in un contesto chiuso, che magari non hanno neanche mai visto una gallina, cosa farebbero di fronte a un oggetto del genere, augurandomi di non trovare in loro un cinismo totale e un'indifferenza totale verso queste cose. Vabbè, questi sono i miei pensieri da persona che ormai ha passato i 60 anni. Lui è simpatico, allora uno strumento audiovisivo come questo era una chicca interessante, a stadio solido, ricordatevelo, non usavano le valvole termoioniche e lo facevano ben dire. È incredibile, è veramente bello, sono contento di averlo restaurato, di averlo sistemato. La storia è finita ed è finita anche la proiezione. Ovviamente questa è la slide, ovviamente non è automatico e ovviamente si spegne il tutto facendo ciao.